Ciao a tutti, sono Natalia Cattelani. Credereste mai che questa è una torta preparata in padella? Con l'arrivo del caldo arrivano anche le mie proposte di torta in padella. Sono torte davvero molto semplici da realizzare, basta prendere un pochino di dimestichezza con la fiamma o il calore del nostro piano induzione. In 30 minuti potremo realizzare qualsiasi tipo di torta senza accendere il forno. Ho pensato di utilizzare le ciliegie perché sono frutti di stagione e poi però arricchire questa torta in padella rendendola bella, fresca ed elegante, perfetta quindi da proporre in ogni occasione. Potete anche decorarla in anticipo, quindi la mattina per la sera, purché la conserviate poi in frigorifero. La torta è davvero molto semplice da realizzare. Volete la ricetta? Seguitemi! La prima cosa che dovete fare è snocciolare le ciliegie. Io ormai utilizzo questa bacchettina perché mi trovo molto bene. Mettetevi i guanti. Una volta pronte, vanno fatte cuocere in padella per circa 5 minuti con un po' di zucchero e del succo di limone. Dovranno far fuoriuscire il loro succo. Eccole qua, pronte. Ora le prendete con un cucchiaio e le mettete in una ciotola. Queste dovranno raffreddarsi, mentre nella padella aggiungiamo un bicchiere circa d'acqua, in modo da diluire tutto questo bel sughetto che ci servirà poi per ammorbidire e insaporire la torta. Ora veniamo alla base della torta in padella. Prima di tutto dovete ungere la vostra padella, la mia è 28 cm di diametro, e ungete anche il coperchio. Poi adagiate sul fondo, che venga anche un po' sui bordi, la carta da forno. Preparate l'impasto. Allora, il burro che dovrà essere morbido, aggiungete lo zucchero e andate a montarlo. Aromatizzate a piacere con della scorza di limone e poi proseguite. Quando si sarà un po' ammorbidito, aggiungete le uova una alla volta. Dovrete ottenere una bella crema. A questo punto setacciate la farina, la fecola e il lievito. Mescolate aggiungendo il latte. Ecco qui, l'impasto è pronto e ora lo potete versare sul fondo della vostra padella. Pareggiatelo e distribuite le ciliegie cercando di prenderle, ecco, belle asciutte. Il sughetto che rimarrà sul fondo lo andremo ad unire al precedente. Coprite e mettete sulla fiamma. Io vi consiglio di mettere la vostra padella su una ghiera media a fiamma molto bassa. Dopo circa 30-40 minuti la vostra torta sarà pronta e potrete decidere se capovolgerla per farla colorire. Tagliate la frutta a pezzetti, prendete la vostra torta e andatela ad inzuppare con il succo di ciliegie. Così. Ora preparate la crema. Mettete il mascarpone in ciotola, aggiungete la panna, poi vi ricordate il trucchetto della pellicola per non schizzare dappertutto? Ecco, fate un piccolo foro al centro, inserite le vostre fruste, fate attenzione a non portarvi dietro la pellicola e azionate. In questo modo nessun spruzzo andrà in giro per la vostra cucina. Quando si sarà un po' addensato il composto, allora potete togliere tutto. Aromatizzate sempre a piacere con della scorza del limone, aggiungete lo zucchero a velo e continuate a frullare, a montare. Fino a quando non avrete ottenuto questo composto.
Inserite la crema dentro la sac à poche, ho utilizzato un beccuccio grande liscio, questo qui, e ora andatela a depositare lungo i bordi della vostra torta. Con un cucchiaino tirate leggermente verso il centro la vostra crema in modo da creare dei petali. Distribuite il resto della crema anche nella parte centrale e poi a questo punto sistemate la vostra frutta. Decorate con le foglioline di menta e la torta è pronta. Ne tagliamo una fetta. Eccola qui. Mentre la torta in padella lasciata semplice è indicata per la colazione o la merenda, ecco, se la andrete ad arricchire con questa crema al mascarpone, la torta diventerà una torta speciale, perfetta anche per festeggiare. Se vi è piaciuta la ricetta, mettete un like qui sotto il video, condividetelo e iscrivetevi al mio canale. Grazie!